Buonasera, seconda edizione del nostro telegiornale. Torino dunque è stata scelta come sede delle Universiadi invernali del 2025. Il comitato organizzatore, il CUS, la regione e il comune festeggiano la vittoria. Giampiero Amandola. Scandiscono Universiadi quattro volte dopo 1959, 1970, 2007. Nel 2025 siamo a quattro. Quattro volte Universiadi a Torino. E gli uomini e le donne della città, delle amministrazioni che hanno lottato per ottenere i giochi universitari invernali si abbracciano. Sanno che la città sarà di nuovo sotto gli occhi del mondo, oggetto del desiderio dei turisti. Sognano lo spettacolo, i record e le medaglie del 2007, con Torino che cambiava volto. Ancora le Valli Olimpiche. Sestriere, Valchisone, Val di Susa, dallo sci al trampolino al curling. È la giornata del comitato organizzatore della gioventù universitaria torinese. L'università sarà sicuramente migliore. Questi quattro anni non saranno solo preparare gli eventi sportivi, ma anche organizzeremo eventi culturali per proprio far crescere la cultura del benessere all'interno delle università e dell'intera società. Ma è anche il giorno in cui Torino crede di aver trovato l'erede di Primo Nebbiolo, l'uomo che ha creato le Universiadi e il grande sport a Torino. Riccardo De Licio, presidente del CUS torinese, è l'ideatore della candidatura per il 2025. Sicuramente non era facile pensare dopo il 2007 di riportare un'università di qua a Torino, ma credo che questa città merita tutto, forse meritava anche le Olimpiadi, ma l'università che viene prima dell'Olimpiade di Milano può essere davvero un trampolino di lancio per questo paese straordinario. La sindaca Appendino gioisce per gli universitari. Grazie a questo grande evento potremo costruire residenze universitarie, poi accessibili a basso costo, e ovviamente questi sono investimenti che renderanno la città sempre più attrattiva dal punto di vista universitario. L'assessore regionale Fabrizio Ricca pensa allo sviluppo economico da Universiadi. Dei giochi con un impatto economico molto importante e che daranno modo di poter rilanciare soprattutto il turismo sportivo del nostro Piemonte.